Giuseppe De Montecarlo, nuovamente collegati con lo stadio olimpico di Amsterdam per il secondo tempo di Ajax Saragozza. La partita è iniziata, per quanto riguarda la seconda frazione, da 1 minuto e 40 secondi. Nulla da segnalare in questa breve frazione, se non questo fallo, come avete potuto vedere ora nella ripetizione, commesso ai danni di Witzke da Kasuko. Ricordiamo che l'Ajax conduce per 1-0, gol firmato nel primo tempo dopo 17 minuti, ci adeguiamo al tempo ufficiale, da Van Schip, a conclusione di un'azione veramente impressionante dell'Ajax. Ecco che c'è questo calcio di punizione della squadra di Johan Cruyff, palla battuta lunga, stacca Rijker, preceduto, l'arbitro concede il calcio di punizione alla Real Saragozza, anche se forse era stato appunto il giocatore numero 6 Kazakus a commettere fallo. Comunque l'Ajax è sempre in vantaggio per 1-0, in virtù anche del successo ottenuto la meta per 3-2, ha praticamente la qualificazione per la finale della Coppa delle Coppe in tasca. Ecco Bruno, volevo dire che forse è intenzione di Bruno lanciare questo ragazzino che si sta scaldando con tutto il campo, vedremo se lui lo lancerà presto, e anche curiosità da parte nostra di vedere come gioca questo ragazzo. Giochiamo ora Juan Carlos per la squadra spagnola, mentre vi diciamo subito che non ci sono novità per quanto concerne le due formazioni. L'Ajax schiera Menzo, Siloy, Winter, Rijkaard, Buves, Colten, Van Schip, Wouters, Van Basten, Muren e Witzke. A sua volta la squadra spagnola della Real Saragozza risponde con Sedun, Kasuko, García Cortés, Blesa, Fraile, Casajus, Roberto Señor, Mejías, Juan Carlos, Pineda. Ricordiamo ancora, ci sono parecchie defezioni da una parte e dall'altra, per esempio le più importanti nell'Ajax sono quelle di Spelbos. E attenzione a questa azione d'attacco con Juan Carlos che sta entrando in area di rigore, c'è l'aggancio comunque di Winter decisamente sulla palla. Ai, ha rumoreggiato un po' il pubblico dell'Ajax, perché questo forse c'era un piccolo estremo del fallo del rigore. Stavo dicendo che ci sono delle defezioni importanti per l'Ajax, Spelbos infortunato, poi il giocatore Bosman squalificato e poi manca anche Blind, pure lui squalificato. Mentre invece nella squadra del Saragozza manca lo squalificato Guerri e il centravanti Ruben Sosa, che infortunatosi nella partita di campionato di sabato scorso non ce l'ha fatta recuperare, ed è stata praticata un'iniezione, un'infiltrazione poco prima dell'inizio della gara, nulla da fare, non ce l'ha fatta. Comunque la partita è iniziata da 4 minuti nel secondo tempo, c'è Casajus che effettua questa rimessa in gioco con le mani, ora scambiato con Juan Carlos, vediamo se cambierà atteggiamento la squadra della Real Saragozza. Bravissimo Rijkaard in un primo momento quando deve interrompere l'azione, e ora bravo, si ripete, nel suggerire la palla a Van Basten. Vediamo Witzke dalla parte opposta, sempre alle prese con il solito giocatore numero 2 Kasuko, ma questa volta Witzke si aiuta un po' troppo con le mani e giustamente viene concesso un calcio di punizione alla squadra del Real di Saragozza. Speriamo solo che la partita non cada un po', visto che l'Ajax è già ormai è classificato per la finale, perché ormai è, credo che sia impossibile da parte del Saragozza di recuperare 3 gol, è un po' difficile veramente da come sta giocando, e poi anche perché io credo che da un certo momento, da un momento all'altro, l'Ajax può sempre aumentare il ritmo. Vediamo un'azione alla zona centrale del campo con Señor che cerca di liberarsi di 2 giocatori, ma il bravissimo Muren che poi fionda una palla splendida per Van Schip. Ecco il cross di Van Schip da posizione un po' difficile, in effetti non ce la fa a far sì che il pallone rimanga nel terreno di gioco. Abbiamo fatto un tifo tremendo perché lui è arrivato in una situazione difficile, quasi la palla che stava per sorpassare la linea di fondo, e lui è riuscito ancora a fare un cross che è passato vicinissimo al palo, alla traversa. Veramente un'azione molto bella, peccato che non è stata perfezionata. Casajus, il pallone offerto a García Cortés, lo scambio sbagliato, Scholten che recupera, Van Schip per l'Ajax, ancora Scholten che si fa vedere libero, ma è sbagliato decisamente l'appoggio di Van Schip, e ora Señor che prova il lancio su Roberto. Vediamo chi va a chiudere, si tratta anche del numero 5 Buve. Forse accento i toni della sua caduta, comunque l'arbitro aveva già fischiato calcio di punizione. Bruno, sono classati in velocità, in gioco, in tattica, in tutta questa partita il Saragozza veramente sta siendo vittima di questo Ajax che si sta giocando un calcio stupendo stasera. Vediamo in azione la squadra del Saragozza con Blesa, il lancio sulla destra per Roberto, ancora Siloy che lo anticipa, e comunque l'ultimo tocco a detta del collaboratore di linea del signor Franz Dürer è del giocatore spagnolo, sicché la rimessa in gioco compete alla squadra di Johan Cruyff,
Buv che ha scambiato con Van Basten, ancora Buv, pallone lunghissimo per Scholten in area, buonissima questa palla, va al tiro Scholten e c'è la deviazione del portiere in angolo. Buona l'azione, ma mi è parsa molto ferma comunque la difesa della squadra di Saragozza. Io non vorrei neanche più entusiasmare, perché questo lancio era un lancio bellissimo, perfetto, tutto quanto, ma la difesa dove era? Dove stava questi uomini della difesa che non ha assolutamente intervenuto su Scholten? Batte Van Skip, il quinto corner, attenzione a chi stacca, e poi Van Basten, il tocco per Wouters, tira subito. Di gran carriera, ma la palla è colpita a malo, perlomeno non ha ricevuto l'effetto che forse sperava di imprimere alla pallone appunto il giocatore Wouters. Entusiasmo per i tifosi del Milan, che Van Basten sta stasera giocando veramente molto bene, preciso, puntiglioso, tecnicamente molto valido, sta appoggiando molto bene le palle, ha fatto delle azioni molto belle nel primo tempo e ancora scatta su ogni pallone. Vediamo ancora un intervento, questa volta di Wouters, lo scambio con Van Basten, precisa la, l'intesa tra i due, poi l'azione non si finalizza, anche perché Kasakus scaglia il pallone con violenza, è visto contro gli stinchi di Van Skip, e guadagna così una rimessa in gioco dal fondo. La cosa importante, quella che mi sembra di vedere in questa partita, che proprio per quanto riguarda il piano decisamente tecnico, esplicitamente tecnico dei giocatori, quelli dai sono tutti superiori a quelli della Real Saragozza. Vediamo Witzke lanciato alla perfezione dall'altro mancino che è Müren, ancora Witzke, dalle retrovie ancora Müren, c'è la palla di prima crossata, in difficoltà la difesa, Van Basten che cerca di arrivare sulla palla, ma è molto bravo questa volta Garcia Cortés ad addomesticare la palla col sinistro, e poi c'è questo passaggio un po' pericoloso di Kasakus e Van Basten non può intervenire. Ecco, molta gente potrebbe domandare come mai c'è una superiorità tecnica di velocità di tutto da parte dell'Aia che il risultato è fermo sul 1-0. Ma è veramente un miracolo, perché le azioni si sono susseguite nel primo tempo una dietro l'altra, e purtroppo l'Ajax non ha nessuno che colpisce bene di testa e deve andare sempre avanti il Ray Carp per colpire, perché nessuno approfitta dei traversoni che ha fatto veramente molto bello sia Van Skip e anche Vince, un giocatore, un peperino che va sulla linea di fondo. Pineda, che aveva tentato di ostacolare il giocatore Silo, è stato punito dall'arbitro con questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Frank Rijkaard, giocatore di 24 anni, veramente la colonna di questo Ajax, è l'anima praticamente della squadra, è colui che difende e imposta anche le azioni d'attacco, anche se c'è da dire che il polmone del centrocampo è quell'inesauribile Müren, Arnold Müren, giocatore di 35 anni. Vediamo Van Skip in azione, cerca il dribbling, palla che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco tocca ancora lui ed è ancora Rijkaard che si fa vedere libero nelle retrovie, abile nel dribbling, poi il tocco ancora per Van Skip, ma questa volta la palla termina in fallo laterale. C'è un terreno, come ha sottolineato Giuseppe prima, veramente in condizioni splendide, sembra quasi un... Ti piacerebbe giocare in questo terreno, di' la verità Bruno, io ti conosco. Vabbè, comunque diciamo che assomiglia molto a un biliardo, tanto la palla scivola e rotola via senza sobbalzi e senza colpi imprevedibili, no? Sì, infatti se tu hai notato parecchie volte che hanno dato l'assist indietro, cioè l'appoggio indietro, i giocatori hanno calciato con una precisione raso terra, e anche se non si è dato la porta, ecco la storia è molto bella anche questa. Pineda che va alla conquista della palla, può partire contropiede, velocissimo, ma sbaglia Señor, la palla riconquistata ancora dall'Ajax con Müren, il lancio per Van Basten che è terminato in posizione di offside. È impressionante, quando attacca il Saragozza, che si trova un giocatore in una posizione abbastanza favorevole, è circondato sempre da 4-5 giocatori dell'Ajax, ha una tattica veramente strana e efficace. E diciamo che è strana per modo di dire, perché è la tattica che adottava anche il grande Ajax negli anni 70, cioè questo pressing asfissiante, quattro giocatori addosso a uno, in modo che colui che aveva la palla non riusciva più a ragionare. Vediamo questa azione che direi ben impostata da Juan Carlos, ed è Señor ora che va in pressing, ancora per Juan Carlos sulla destra, cerca il dribbling, tre giocatori contro di lui, vediamo se riesce ancora ad andare al cross, c'è la ribattuta di Siloy, ancora Juan Carlos per Kasuko, mentre c'è Mejías che attende il passaggio, la palla arriva ora, mi è costretto ad andare a recuperarla Mejías perché tardava il passaggio ad arrivare, ecco il pallone che arriva in area, la respinta è di Siloy, poi è Scholten che si guadagna un calcione, comunque riescono i giocatori dell'Ajax ad alleggerire la pressione del Saragozza e si riparte dalle parti di Sedrun, il portiere
che vedete ora inquadrato, Andoni Maria Sedru, un giocatore di 26 anni, 1,98 m, pensate. Dà impressione che l'Ajax ha rallentato un po' il gioco, sta cercando di giocare più tranquillo e infatti sta facendo un mucchio di sbaglio in questa fase di gioco, perché continuano a tirare la palla addirittura dove non c'è nessuno. Ecco un colpo di testa ancora da parte di Siloy, poi è Van Basten che stacca cercando di servire Witzke. È il terzino Kasugo che parte, la palla è buona per Pineda, vediamo Pineda e Menzo che cerca e anzi ce la fa. Io stavo guardando prima la fase di gioco, Bruno, quando la palla era una fase morta del campo, le attenzioni, le preoccupazioni del portiere è immenso, si muove in continuazione, sta sempre attento, molto, molto determinato questo portiere. È Kasugo che effettua la rimessa in gioco per la Real Sociedad, Mejía in azione, ancora il centravanti per modo di dire, un centrocampista che indossa la maglia numero 9, che lancia Señor che è terminato in posizione di offside. Ecco, c'è una differenza comunque sostanziale nello schieramento dell'Axi, ci facevo caso prima, cose che non possono essere viste attraverso la TV perché difficilmente si riesce ad inquadrare tutta la squadra disposta in campo. Questa volta gioca con 4 difensori in linea, mentre invece nella partita precedente, se ti ricordi, erano 3 i giocatori che stavano praticamente quali ultimi baluardi e si chiudevano a riccia impedendo alla squadra avversaria, a Saragozza appunto, di attaccare. Vediamo questa splendida azione con Siloy, converge Siloy, attenzione Siloy ancora, lui e la parata del portiere Sedrun a conclusione di questa splendida azione solitaria di Siloy. Impressionante velocità di Siloy, è partito dalla metà campo quasi, vediamo, guarda cosa è riuscito a fare, non ha tirato forte solo perché la palla era un po' sfuggita, ha preso mezza punta, comunque un giocatore velocissimo e impressionante azione dell'Ajax ancora. Ed è il sesto calcio d'angolo, batte Van Skip, la palla è conquistata da Müren, un gran sinistro, poi una palla ancora per Van Skip, vediamo se tira subito, e la palla ha attraversato tutta l'area di rigore, è stata poi addomesticata molto bene con uno stop elegante da Kasugo, che in difficoltà ha buttato la palla in palo laterale. È incredibile tutte le azioni che mettono dentro in aria i giocatori dell'Ajax sulle fasce laterali, e c'è nessuno che la mette dentro, ah come vorrei avere 20 anni. Ancora una rimessa in gioco per la squadra dell'Ajax con Arnold Müren, mentre a proposito dell'azione di prima, quella di Siloy, c'è da dire che questo giocatore, che è un destro, gioca comunque prevalentemente sia nell'Ajax quando viene chiamato in nazionale sulla fascia sinistra. Ecco ancora una conclusione, questa volta è abbastanza sbilenca da parte di Buve e si riparte con una rimessa in gioco per la squadra della Real Saragozza, mentre i minuti di gara sono 14 nel corso del secondo tempo, 1-0 nel primo tempo, dopo 17 minuti il gol del vantaggio dell'Ajax era stato firmato da Van Skip. Ecco ancora un'azione nella zona centrale del campo con Siloy ancora velocissimo che arriva per vinta da questi Reikar che vede libero subito Müren, non si fanno troppi complimenti, la palla viene girata di prima per evitare il possibile attacco degli avversari ed ora Van Basten che potrebbe intervenire, la respinta di Fraile, poi Garcia, Cortés, Mejías, il lancio, 2 giocatori in fuorigioco, anzi uno solo, forse era Señor, perché Pineda mi sembrava in posizione regolare. Ecco Bruno, vorrei essere pignolo nel dire che se c'è un difettino, non voglio essere proprio, io sono naturalmente contento che il Milan abbia preso Van Basten, se l'ha preso un giocatore veramente che gioca molto bene, guardatelo in azione, guardatelo. Eccolo ancora Van Basten, avete visto che si è liberato di 4 avversari e cede forse un tantino del derby, ma chiaramente ci si può anche divertire quando si gioca a calcio. Volevo dire che se c'è un difettino da trovare che forse di testa non è ancora completo, ma avrà tutto il tempo per parare perché è molto giovane. Vediamo in azione ancora Siloy, si libera con estrema eleganza e con grande facilità di Roberto, ancora Siloy, il cross d'interno è perfetto e per un soffio Fraile toglie la palla dai piedi di Van Basten, era ancora un'azione molto pericolosa e non riescono a liberarsi della palla i giocatori della Saragozza. Müren, attenzione, e c'è l'uscita di Sedrun, altro pericolo per la difesa della Real Saragozza. Altro pericolo, altra azione, l'ennesima azione ancora, fatta sia dal fondo e sia dalla tre quarti, una cosa veramente eccezionale. Vediamo questo contrattacco del Real. Molto bella questa azione con Roberto Garcia Cortés, almeno in partenza ancora Garcia Cortés che arriva sulla palla, sono in 3 i giocatori dell'Ajax, comunque riesce a toccare per Juan Carlos, sono comunque costretti a girare per zone periferiche. Casajus per Mejías, la palla è buona ancora per Casajus, ma alleggerisce Reikard. Cruyff in piedi, forse un po' nervoso, ma
è la sua squadra sta giocando talmente bene che io non avrei questa preoccupazione. Due giocatori che si scaldano a bordo campo dell'Ajax e due del Saragossa. Vediamo chi saranno i sostituti. Prestazione di Fraile, ex giocatore del Real Madrid, questo non è Pineda ma è Roberto, l'enfant prodige del calcio iberico, è uno dei giovani messi nella selezione under 21 da Luisito Suarez, non confondere con l'altro Roberto, centrocampista del Barcellona, mentre lui c'è un calcio di punizione accordato alla squadra di Saragozza. Juan Carlos prova il destro, è un destraccio senza pretese, con Menzo che rilancia prontamente dalle parti di Buve, si libera prontamente Muren e scatta in avanti a Rijkaard a dettare il passaggio, passaggio puntuale, ancora Rijkaard e ancora Muren. Vediamo cosa fanno i giocatori al centro dell'area, quello dell'Ajax, ha atteso Muren il passaggio perché attendeva appunto che Rijkaard e Van Basten si facessero vedere al centro dell'area pronti per raccogliere il suo passaggio. Ecco, volevo dire una cosa che io ritengo che sia fondamentale anche per il gioco dell'Ajax, è una squadra che gioca in velocità, tutti si muovono in continuazione e bisogna un uomo come Muren che ogni tanto si ferma un po' a ragionare, è vero o no? Io penso che questo sia molto importante, una squadra, un uomo che cerca di ragionare mentre gli altri corrono come pazzi. Ecco, Señor ha innestato la quinta per tentare di sfondare il muro dell'Ajax, è vinto, poi che gli ha messo il pallone in fallo laterale e si riparte. E qui ho fermato un attimo il commento per vedere quello che il pubblico stava gridando, mi sembra che viene sollecitato l'ingresso in campo di un giocatore in particolare. E sono due quelli che sono in predicato di entrare in campo, si tratta di Dennis Bergkamp e di Desmond Gennert, vediamo che cosa deciderà Cruyff, mentre c'è da dire che anche la squadra di Saragozza sta facendo scaldare due giocatori. Comunque in azione Siloy, Van Schip prova una finta per vedere di arrivare sulla palla e in effetti con un po' di fortuna arriva sul pallone, velocissimo questo giocatore, poi ancora Siloy, poi Wouters, il lancio nell'azione di Scholten, nella zona di Scholten, l'intervento di Juan Carlos che ha scambiato bene con Mejías e questi prova il lancio ancora in direzione di Roberto, Buve, bravissimo, e poi Muren è il giocatore che usa la materia grigia nei momenti difficili, che ha alleggerito verso il portiere, ha sbagliato questa volta Rijkaard, mentre in azione è Señor, attende un po' troppo prima di appoggiare il pallone, è Fraile dalle retrovie antiplese che ha ricevuto, che ha praticamente avuto la possibilità di continuare l'azione in virtù della finta di Fraile, poi c'è il fallo di Scholten che vedete a terra e il... Bruno, scusa, calcio di punizione per la squadra del Saragozza. Vorrei dire che questo Scholten forse il più, non dico scarso perché non è la parola giusta, ma è il più debolino della squadra, mentre gli altri stanno giocando tutti al di sopra della norma. Guardate questo lancio ancora per Vizio. Ecco, Vizio in azione rapidissima, è riuscito ad arrivare su una palla imprendibile a mio giudizio, anche se poi non è riuscito a toccare in modo felice il pallone. Vediamo l'azione Casucco per la squadra spagnola e il pallone comunque termina oltre la linea dell'out e si ripartirà con una rimessa in gioco per la squadra dell'Ajax, mentre attendiamo sempre di assistere a questa sostituzione che non arriva. I minuti di gara sono 20 nel corso della ripresa e il risultato è sempre di 1-0, gol al 17° del primo tempo firmato da Van Schip, John Van Schip, giocatore di 24 anni, Rijkaard bravissimo nello stop a seguire, ancora Rijkaard che punta tra tre avversari, non trova collaborazione tra i compagni o perlomeno tra i colleghi dell'attacco e poi Scholten ha dato a Wouters, da questi a Van Schip, si prova sempre l'entrata per vie laterali, ancora Van Schip abile nel palleggio, davanti a lui Casacus, una serie di finte, poi il pallone per Wouters, grande tecnica da parte di diversi giocatori dell'Ajax, ecco Scholten che cerca di agguantare il passaggio di Wouters, non ce l'ha fatta e la Real Saragozza riprova il tema con il solito Casacus, pallone calciato in qualche modo e Siloy che fa buona guardia su Pineda. Siloy è un giocatore, Bruno, veramente eccezionale, ricorda, io l'altra volta avevo già detto anche di Subir, ma questo qui forse più giovane naturalmente c'è tutto da imparare ancora, ma è un giocatore velocissimo e possiede anche una tecnica molto buona. Ecco Rijkaard che ha ricevuto da Buve, ancora Rijkaard,
oppure il giocatore velocizza l'azione, non trova ostacoli, può toccare abbastanza agevolmente per Wouters, poi in fuorigioco forse non c'era, comunque questa posizione irregolare, Van Basten, calcio di punizione per la squadra del Saragossa, mentre l'arbitro è andato a redarguire, ma soltanto verbalmente, Van Basten, che poteva anche beccarsi un cartellino giallo per questo gesto di stizza, per questo pallone calciato con violenza e con rabbia contro la rete metallica di protezione. Vediamo il Saragossa che esegue una serie di scambi, naturalmente è una partita che ha ben poco da dire in questo secondo tempo proprio in virtù del gol dell'Ajax che arriva ovviamente dopo il 3-2 della partita di andata. 4-2 è il risultato complessivo delle due gare, ma la squadra della... C'è un rallentamento mi pare per uno sì, direi che la squadra del Saragossa deve assolutamente segnare 3 gol se vuole qualificarsi. Anche un 2-1 non sarebbe sufficiente nonostante si pareggiasse il conto, proprio in virtù del fatto che avrebbe segnato più gol fuori casa ovviamente la squadra dell'Ajax. I minuti di gara sono 22 con Blesa che lancia sulla destra, c'è un colpo di testa di Casucco, poi l'intervento di Winter che non aggancia bene, è Roberto che prova l'azione, scambia con Mejías, c'è una deviazione ma comunque Menzo arriva sul pallone e può rilanciare prontamente verso Muren, ecco Arnold Muren, poi Rijkaard che si concede qualche licenza ad attaccare, vede che Witzke ha innestato la quarta dall'altra parte del rettangolo di gioco e comunque c'è un duello tra i due giocatori con palla che termina in fallo laterale, questa volta a beneficio dei giocatori della Real Saragozza. C'è un rallentamento da parte dell'Ajax credo e per quello che la partita ha perso un po' di interessi, ma comunque sempre tecnicamente molto bello, sedicesimo. Vediamo Scholten che ha ricevuto un passaggio da Witzke, poi la palla è per Muren, il faro di questa squadra per quanto riguarda le azioni d'attacco, mentre Rijkaard è l'altro giocatore, come dicevo prima, l'altro direttore d'orchestra, ma dell'orchestra difensiva. Si concede pure lui il lusso di triplare diversi giocatori avversari, poi tocca per Siloy, la palla è per Van Basten, siamo nei pressi d'area di gol, veramente abile di gambe, veloce di compasso Van Basten, stacca ma non ce la fa Scholten, ma arriva a Muren dalla parte opposta, inseguito da Mejías, riesce ad amministrare il pallone, tocca ancora in direzione di Witzke. Dovrebbe partire il cross, a meno che c'è un 1-2 che si perfeziona, o perlomeno viene soltanto impostato a livello teorico e sono ancora i giocatori spagnoli in possesso di palla. Risultato dopo 24 minuti del secondo tempo di 1-0, vi ricordiamo che alla fine di questa partita potreste assistere alla differita di Real Madrid-Bayern con il commento di Luigi Colombo e Giacomo Bulgarelli. Naturalmente tutto ciò non serve quando diciamo sì, c'è una sostituzione per coloro, per gli amici della zona del Lazio che possono seguire questa partita soltanto in differita. C'è l'uscita dal campo del giocatore Mejías ed entra Abad con il numero 12, Abad, Manuel Abad, che ha praticamente esordito in Serie A proprio durante questa stagione, nella Serie A spagnola ovviamente, è un giocatore di 27 anni. Ecco, Manuel Abad, avete sentito anche l'altoparlante dello stadio che ha confortato la nostra prima idea, mentre Siloy ha eseguito ancora una splendida fuga sulla destra e l'accostamento con Surbir mi sembra più che azzeccato, Giuseppe, mentre c'è Rijkaard che potrebbe preparare il sinistro e ha cercato invece di liberare Witzke sulla sinistra e ha intuito l'azione Casucco che ora cerca di ripartire, ancora Rijkaard che sta giocando un secondo tempo splendido, appoggia per Witzke sulla sinistra, ecco il numero 11, c'è la sovrapposizione da parte di Siloy, ancora Witzke che prepara il sinistro, ancora c'è un cross, un pallonetto, ma probabilmente si tratta di calcio d'angolo ed è il settimo per l'Ajax, vedete inquadrato Rob Witzke, 20 anni, promessa dell'Ajax. E è un giocatore che non si dà mai per vinto, la palla sta perdendo, sta uscendo dal campo, l'avversario l'ha presa, lui la rincorre, la prende, non la lascia mai andare, è un giocatore veramente tenace. Parte il calcio d'angolo, palla per Van Basten, ancora Van Basten aveva domesticato bene il pallone nel momento dell'impatto, dopo essersi girato abbastanza in modo sollecito,
ha trovato l'ostacolo in una gamba di un difensore. Ecco, Van Basten comunque è un giocatore abbastanza strano, in virtù della sua stazza dovrebbe essere un giocatore fortissimo di testa e lento invece di gambe, invece tutto il contrario. Sì, sì, veramente un giocatore molto interessante. L'unica cosa che ho detto è che non solo lui, ma c'è la parte del tutto l'Ajax, che è una mancanza enorme di colpi di testa, non c'è mai conclusione. Guarda la stazione ancora. Ecco, ancora un'azione di Van Basten, il tocco sulla destra per Van Skip. Vediamo che cosa succede, Van Skip, il cross, ai, non ce la fate, gol! Wiske ha raddoppiato il nostro beniamino Rob Wiske al 27esimo della ripresa. Perché no, signori, ebbene sì, è fantastico, è bello, è troppo bella la reazione dell'Ajax. Scendono sulla destra con una velocità, con una precisione, guardate ancora questa azione rotonda dalla destra della Ajax, guardate la storia, manca Spalding, ma vince, che è un giocatore tenace, che non demorde, non la lascia mai, entra e segna, meritatamente. Rivediamo la storia ancora. Ecco, direi che non era facile da quella posizione oltretutto mettere l'angolo, senz'angolo Bruno, guardate, un giocatore eccezionale questo qua, l'abbiamo già mirato l'altra volta, secondo gol di questo giocatore al Saragossa, ha segnato nell'andata e ha segnato anche nel ritorno. Veramente molto bello, è giusto il risultato. Rob Wiske, dicevo prima che Johan Cruyff è un tecnico che ama inserire dei giovani. Questo giocatore, pensate, nella passata stagione aveva giocato soltanto 11 minuti nel campionato olandese, è stato messo in campo quasi si trattasse di uno sconosciuto, e in effetti lo era, nella partita di andata con il Saragossa, gol segnato, il gol dell'1-0 e ora gol del 2-0 nella partita di ritorno, per cui ovviamente la sorte degli spagnoli è segnata, mentre la squadra dell'Ajax continua a divertire. Vediamo Scholten attaccato follosamente da Fraile e c'è il calcio di punizione per la formazione dell'Ajax, che ricordiamo sta vincendo per 2-0. Ecco, volevo dire che prima ho detto che questo Scholten è un giocatore più debole della squadra, è un giocatore generoso, un giocatore che corre, che avanza tutte le pagine, fallo su Valschico. In effetti comunque c'è da dire che il suo compito è quello, parliamo ancora di Scholten, di sostituire Bosman, e in effetti la posizione è identica, è un centrocampista aggiunto alle punte, sa essere bravo in questa azione, si fa sempre trovare vicino a Van Basten, chiaramente non ha il colpo di testa di Bosman. Comunque vediamo cosa succede su questo calcio di punizione, fate Van Skip. Ecco il pallone che supera sia Wiske che Rijkaard e viene conquistato dai giocatori della squadra di Saragossa che cercano un rilancio, il colpo di testa di Siloy, palla che termina sulla nuca di Abad e poi in palla laterale, mentre si profila anche l'eventualità di una sostituzione nella squadra dell'Ajax. Siamo curiosi di vedere chi è il giocatore che entra in campo, dovrebbe trattarsi del giocatore di cui vi avevamo parlato prima, comunque siamo su Bergman, sì, in effetti è Dennis Bergkamp, pensate che ha 17 anni questo giocatore che sostituisce Wiske, vedete i due giovanottini che si salutano, Wiske esce felice dal terreno di gioco, mentre con la maglia numero 15, come dicevo prima, vedremo da questo momento in avanti Dennis Bergkamp, un giocatore che ha collezionato finora 10 presenze in campionato, 2 in Coppa d'Olanda, 2 in Coppa dei Campioni, ha segnato 2 gol in campionato fino a questo momento, comunque è un giocatore molto interessante perché ha 17 anni, pensate, e siamo alla mezz'ora, risultato di 2-0. Ecco, volevo dire Bruno che è stato salutato con una ovazione l'ingresso di campo di questo giocatore che noi siamo curiosi di vedere. Ancora un'altra promessa lanciata da questo grande giocatore del passato che è Cruz, che è un giocatore che se ne intende di calcio, perché lo vedi che questa squadra gioca un calcio meraviglioso. Vediamo che nel frattempo è entrato un altro giocatore, si tratta di Aineto nella squadra del Saragossa, ci eravamo un momento distratti per vedere e per parlare dell'entrata di Bergkamp, è entrato con il numero 14, Aineto, Mariano Aineto Castro,
giocatore nato il 10 marzo del 1962, ha in esso dunque entrato in campo, mentre dall'altra parte, come detto prima, è entrato Bergman. Ecco in azione la squadra del Saragozza con un lancio che viene guadagnato dal portiere Menzo, e c'è un rilancio ora in direzione proprio di Bergman. Ecco il colpo di testa, poi Van Basten, ancora Bergman che viene trattenuto per la maglia, riesce comunque il giocatore a proporsi sulla destra per effettuare un cross, c'è Scholten che non riesce a tirare, mentre vediamo che Van Schip è andato a sinistra e il nuovo entrato Bergman si è spostato sulla destra. Ancora un'azione, attenzione, clamorosa conclusione di Rijkaard. È stata la prima occasione che ho visto io di Van Basten di testa, appoggiato molto bene Rijkaard. Ecco, guardate come salta, molto bene di testa. E di meraviglio, guardate il tiro che ha toccato un difensore di Saragozza. E di meraviglio di Van Basten, che non è mai andato a saltare con tutti questi meravigliosi cross prodotto dalla squadra dell'Ajax sulle fasce laterali. 2-0 per l'Ajax, senza esito alcuno questo ottavo calcio d'angolo, ma si va avanti ancora con Van Schip che cerca di liberarsi di due giocatori con successo il primo tentativo. Vediamo che comunque insiste su Kasuku, che è sempre in difficoltà questo numero 2, i pericoli arrivano sempre sulla sinistra. Ecco ancora l'azione splendida di Müren e Kasuku ancora che respinge in fallo laterale. Mettiamo un pochino d'ordine, dunque un giocatore ha inedito, è entrato al posto di Roberto nella squadra della Real Saragozza, mentre Bergkamp è entrato al posto di Wiske. Queste le sostituzioni quando mancano 12 minuti alla fine, mentre l'Ajax conduce per 2-0. E c'è una respinta tentata, la palla è buona, ma è fuori gioco sicuramente Van Basten. Su segnalazione del guardalini che signor Fischer, Franz Führer, l'arbitro, assegna il calcio di punizione alla squadra del Saragozza. Naturalmente la partita potrebbe avere un appendice, un finale che potrebbe riservarci qualcosa, ma solo per quanto riguarda il risultato finale appunto, mentre per quanto concerne la qualificazione non ci sono dubbi, possiamo già anticipare fin da ora che l'Ajax è in finale in Coppa delle Coppe. Bruno, scusa se volevo dire questo, perché ecco un fallo di Scholten un difensore spagnolo. Naturalmente volevo dire questo, voi vi state divertendo, amici, vi state divertendo, c'è le Monte Carlo che propone, avete visto, noi siamo sempre con voi, sempre con voi, dove c'è lo sport siamo con voi, seguiteci sempre, veramente una partita eccezionale che solo se le Monte Carlo può trasmettere. Cori di gioia, naturalmente di felicità da parte dei tifosi olandesi che non soffrono, non diciamo il freddo, ma questa situazione climatica sicuramente non delle migliori, visto che è un vento abbastanza fastidioso. Vediamo che potrebbe partire il contropiede di Bergman, attenzione, Bergman in azione, sulla destra il numero 15, c'è la palla per Van Basten che si butta come un falco sul pallone, ma non riesce ad effettuare la provvidenziale deviazione. Avete visto, ecco, Marco Van Basten. Io volevo dire, Bruno, volevo rivedere questo giocatore, questo 15, Bergkamp, perché è un giocatore che è entrato con una, ormai c'è una facilità da parte dell'Ajax nel confronto del Saragozza, ma era interessante vederlo un po' più impegnato. Finora lo vedi completamente smarcato e tutti i giocatori dell'Ajax sono smarcati perché il Saragozza non esiste più assolutamente. Stavo dicendo prima dei tifosi che, nonostante una situazione veramente climatica non favorevolissima, se ne stanno, specialmente parecchi di loro, addirittura a torso nudo a vedere questa partita. Noi siamo qui invece armati di giacca e impermeabile, siamo decisamente infreddoliti, non sappiamo se è soltanto il potere, il fascino dell'Ajax o magari qualche birrozza bevuta prima della partita che crea questa situazione di entusiasmo, ecco, diciamo, da parte dei tifosi dell'Ajax. Ma possiamo dire per un'altra cosa che ormai nei stadi olandesi è proibita l'entrata della birra, possono bere solo fuori. C'è stata una combinazione, avete visto Siloy e Winter, la palla non è ritornata in modo preciso e mancano 10 minuti alla fine, 2-0. Ricordiamo le reti della squadra di Johan Cruyff, Van Schip al 16esimo, anzi al 17esimo per la precisione nel primo tempo, al 37esimo della ripresa, al 27esimo della ripresa, raddoppio di Witzke. C'è ancora un pallone che termina in fallo laterale con Van Basten che effettua la rimessa in gioco scambiando con Van Schip che, come dicevo poc'anzi, ora giostra prevalentemente sulla fascia sinistra del campo.
Ecco uno scambio, Van Basten che cerca Scholten, c'è forse una trattenuta, ma l'arbitro non vuole infierire, non assegna il calcio di punizione alla squadra dell'Ajax. C'è il rilancio del portiere Sedrun, un duello aereo alla meglio come accade troppo spesso in questa partita la squadra dell'Ajax, con Siloy che giganteggia e poi Pineda che è costretto al fallo, e calcio di punizione che sta per essere battuto dallo stesso Siloy per Rijkaard. Ecco Rijkaard, il lancio è splendido almeno nelle intenzioni, poi c'è il tocco aereo, avete visto, di Fraile, e alleggeriscono i giocatori della squadra di Saragozza con un tocco di Aineto, ma è ancora l'Ajax padrone della situazione. Il pubblico si diverte, applaude questa esibizione della squadra in maglia biancorossa, mentre Bergkamp se ne va velocissimo, avete visto, evita per due volte il ritorno falloso di Kasakus e guadagna un calcio d'angolo ed è il nono. Ha fatto una cosa bellissima Bruno Bergkamp, veramente eccezionale, una palla persa, lui ha recuperato, ha rilanciato se stesso e è riuscito anche evitare il contrasto con l'avversario e fare quei cross, quasi riesce, veramente un giocatore che può essere interessante questo qua, da rivederlo. Ecco Siloy, il colpo di testa di Rijkaard, la facile parata del portiere mentre c'è uno scontro con un giocatore della formazione del Saragozza, giocatore terminato a terra, vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere Fraile ma non sono sicurissimo, anzi no, è il numero 6 Kasakus che è terminato a terra dopo la capocciata di Rijkaard che naturalmente era andato sul pallone. Ecco, vedete anche in sovraimpressione il nome, José Antonio Kasakus, un giocatore di quasi 30 anni, per esattezza ne ha compiuti 29 da un mese, è alto 1,83 m, pesa 80 kg, mentre ritorna ad esplodere la ola, l'onda sulle tribune dell'Olympia Stadium, uno spettacolo veramente incredibile, forse anche la regia olandese dovrebbe proporsela visto che la partita ormai non ha più storia. Lanciata negli stadi americani da un prodotto di una bibita e naturalmente nel Messico, molto bella questa cosa, in Messico la facevano molto bene e vedo che anche qui nello stadio dell'Ajax, cioè nel stadio olimpico, fanno veramente molto bene, peccato che non la riprendono perché è una cosa eccezionale veramente. Si parte con un calcio di rinvio, sembra abbastanza, ah sì, in effetti l'Ajax ha buttato il pallone oltre la linea di fondo, è ancora Rijkaard che stacca molto bene, c'è una respinta, Aineto sul pallone, ecco il nuovo entrato che cerca di dare ordine alla manovra della sua squadra, non è facile perché si è parsa abbastanza scollata la squadra di Saragozza. No, più che altro per tutta la partita non abbiamo visto un grande affiatamento tra i reparti, forse anche dipeso dal fatto che l'Ajax non ha permesso appunto ai vari reparti di essere collegati proprio in virtù del gioco spumeggiante della squadra di casa e anche in virtù del notevole pressing proposto dagli uomini di Johan Cruyff. Vediamo in azione Buve, ecco Winter, il tocco deciso e c'è l'arbitro che interviene perché assegna un calcio di punizione quale conseguenza dell'entrata decisamente dura di Winter ai danni di Pineda. È stata un'entrata sul pallone, un tackle deciso, comunque l'arbitro ha deciso di assegnare questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Juan Carlos. Ecco il pallone verso la porta di mezzo, non ha difficoltà l'estremo difensore ad agguantare la palla e a proporre ora il rinvio dalle parti di Van Basten anticipato da Fraile, c'è in fuorigioco ancora Aineto, si ripartirà ancora una volta con un calcio di punizione mentre siamo al 40° del secondo tempo, 2-0 per l'Ajax. E il tempo passa naturalmente, Bruno, volevo dire questo, che è un gradito ritorno questa finale dell'Ajax di nuovo sulla cresta dell'onda del calcio europeo, è un piacere vedere una squadra così giovane che gioca molto bene e naturalmente potremo ammirare in questa finale ad Atene. Vediamo il giocatore Rijkaard che dà a mezzo il rilancio per Winter, i tre giocatori del Suriname si sono passati la palla, poi Wouters sulla destra per il giocatore Bergkamp che è stato attaccato mi sembra fallosamente, comunque l'arbitro probabilmente assegnerà qualcosa ma mi sembra a favore della Real Saragozza, sì, il calcio di punizione a favore dei giocatori in maglia blu, giocatori allenati da Luis Costa che sono sotto di due gol. Ecco la battuta di Blesa, è Siloy che stacca,
poi Wouters, il tocco è per Bergkamp ancora e c'è una palla calciata in qualche modo, ancora Siloy che prova il rilancio, poi Van Basten che cerca di addomesticare la palla, c'è un intervento ancora di Fraile e rimessa in gioco per Marco Van Basten. Da questi a Rijkaard, c'è una palla calciata con precisione, vedete proprio sui piedi di Van Skip che prova la finta e danni di Kasuga, ancora Van Skip, abile nel palleggio, ancora Van Skip, ecco che parte il cross molto lungo, Bergkamp stacca e mette il pallone comunque oltre la linea di fondo, naturalmente un intervento involontario, comunque direi che è stata veramente piacevole l'esecuzione in dribbling di Van Skip dall'altra parte del campo. Beh, Van Skip è un giocatore che gioca come suo compagno di squadra, Vince, gioca naturalmente molto aperto, cosa che noi mi stancherò sempre di dire, non mi stancherò mai di dire che non abbiamo l'esempio che gioca lateralmente sulle ali, e questo è un giocatore che punta sempre sull'avversario, che spaventa l'avversario con gioco. Ecco, guardiamo Bergkamp. Ecco Bergkamp a correlazione, prova subito il passaggio senza tentare il dribbling ai danni di Blesa, c'è soltanto una rimessa in gioco per la sua squadra che sta per essere effettuata da Wouters, questo mastino del centrocampo che sta per effettuare questa rimessa in gioco, è il solito Rijkaard che arriva a dare aiuto al giocatore, poi il tocco in direzione di Bergkamp, l'intervento di Juan Carlos con palla in fallo laterale, 2 minuti e mezzo alla fine, ancora uno scambio Wouters-Bergman, si può andare al cross, vediamo se parte, è un po' leziosa la manovra dell'Ajax, Siloy che tocca, c'è Van Basten che termina a terra, c'è ancora un passaggio per Bergkamp, mentre vediamo che l'arbitro allarga le braccia, anche confortato dalla decisione dei guardarini, per far capire di non aver ravvisato nulla di irregolare. Juan Carlos che effettua la rimessa in gioco mentre la partita è praticamente finita, 2-0 per l'Ajax con gol di Van Skip e Witzke, il rilancio dove c'è Muren ben appostato, Winter, bellissimo come al solito il fraseggio in palleggio dell'Ajax, Siloy che punta ancora Siloy veramente rapidissimo, costringe Fraile al calcio d'angolo ed è il decimo corner della partita, vedete inquadrato Sonny Siloy, giocatore classe 1963, 6 volte in nazionale. Bergkamp ha già battuto, ancora per Siloy, ancora Bergkamp, qui ci vuole il sinistro, la prova con il piatto destro, svettano in due, poi l'intervento di Kasuga e poi l'uscita del portiere Sedrun per evitare ulteriori complicazioni, si batte lungo ma sono due giocatori dell'Ajax in vantaggio, vedete Buve, la palla che è riconquistata ancora dalla squadra di Saragozza, c'era Abad e poi Winter che è intervenuto sul pallone, mentre Rijkaard cerca Van Basten, due giocatori contro due ma danno il tempo ai difensori per effettuare dentro, bravissimo Van Basten ancora e il gol è splendido di Rijkaard, 3-0 su splendido assist di Van Basten, non è bello amici, è troppo bello, è troppo bello quello che fa il giocatore dell'Ajax, invasione del campo pacifica da parte dei tifosi che vanno a abbracciare il loro degli amico, ma è una cosa straordinaria, guardiamolo insieme, guardate Van Basten, sono avversario per la frente che è freddo, finta di là, finta di qua, guardate, che senza angolazione tira e guardate, Rijkaard in testa nell'angolino, una cosa veramente fantastica, eccolo, rivediamo come si libera con una finta di corpo, Israele, tira indietro, guardate, Rijkaard in testa, veramente straordinaria. Ed è finita anche la partita, Van Basten ci ha regalato questa chicca nel finale, veramente un'azione splendida, una finta che ha lasciato surplus il giocatore avversario Fraile, mentre vedete sconsolato Sedrun che ancora una volta abbandona il terreno di gioco con 3 gol sul groppone, vi ricordiamo ancora il risultato finale, Ajax batte Real Saragozza 3-0 con gol di Van Skip al 17esimo del primo tempo, nella ripresa al 27esimo raddoppio di Witzke, al 44esimo gol di Rijkaard, 3-2 all'andata, 3-0 nella partita di ritorno, per cui l'Ajax è la prima degna finalista della Coppa delle Coppe edizione 1987. Un gradito ritorno amici, un gradito ritorno da parte dell'Ajax nella finale di Coppa,
Grand coprono delle coppe naturalmente ad Atene, e questo veramente fa veramente molto piacere. Una squadra che gioca un calcio da manuale, velocità, smarcamenti, alternativa per i compagni, una veramente una squadra che fa entusiasmo. Primo tempo eccezionale, secondo tempo di non so, tranquillità di amministrazione, ma di azione pregevole. E io, prima di congedarvi, ringrazio i nostri tecnici, saluto i nostri amici, fedeli telespettatori, un abbraccio a tutti, amici, buonasera. Da Bruno Longhi e da Giuseppe Zaffini, buonasera. Il tuo cordiale buonanotte, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport.